Beh, Atlanta 96 è diventato adesso un ricordo col quale abbiamo fatto pace. Per tanti anni era il nostro grande dolore, perché arrivare così vicini all'oro e poi perderlo è veramente molto doloroso. Adesso abbiamo quasi 50 anni, abbiamo scoperto sulla nostra pelle che certo vincere è più divertente, ma ci si può legare anche dopo una grande sconfitta. Aggiungo anche il fatto che quando le persone ci ricordano quel momento, con quella partecipazione, ci fa capire che non ci stanno criticando per la sconfitta, ma ci raccontano un momento triste che hanno vissuto insieme con noi, e in qualche modo questo diventa, con molti anni di tempo, anche un bel ricordo. Insomma, ci è voluto tempo, ma alla fine anche quell'oro olimpico, mancato all'ultimo istante nella finale persa contro l'Olanda, è riuscito a finire nel cassetto dei bei ricordi. Ancor meglio, rispetto ad Andrea Zorzi, andò invece ad un altro campione azzurro, Livio Berruti, che riuscì invece a conquistare il gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Roma del 1960. Altri tempi, dice l'ex atleta, mentre oggi lo sport fa i conti, duri, con il problema del doping. Purtroppo questo è il dramma dello sport moderno. Io sono stato fortunato che noi abbiamo gareggiato in un momento in cui non c'era questa brutta abitudine. Ormai lo sport vive di diffidenze e non sei più sicuro quando gareggi con chi hai a che fare. Questo è una cancrena che sta divorando lo sport, e mi auguro che ci sia la possibilità di poter cambiare, di poter tornare al momento in cui lo sport si faceva col gioco e col sorriso, senza troppi interessi extrasportivi e soprattutto col piacere di stare insieme, senza essere condizionati da troppi interessi che non hanno nulla a che vedere con lo sport.